Inizia oggi con la sfida al Menti di Coppa Italia contro la Tritium la stagione agonistica 2020-21 della US Tab, targata Pasquale Padalino. Alla vigilia il tecnico ex Foggia e Lecce ha detto apertamente di voler centrare l'obiettivo superamento del turno, ma ha ammonito anche sull'incompletezza della propria rosa. Ivan Pelati, consapevole della differenza di categoria, ha chiesto agli uomini della Tritium di impegnarsi e fare bella figura provando a superare il turno. Juve Stabia scende in campo col modulo 4-3 con Lazzari in porta, a destra Todisco e la coppia centrale formata da Crotemaz e Trost e Oliva a sinistra. Per quanto riguarda il centrocampo, Belardocco davanti alla difesa con Massale e Grimaldi che saranno i due interni. I tre di attacco invece saranno Guaracino, Della Pietra e Golfo. Ben 5 i 2002 in campo, tutti frutto del settore giovanile della Juve Stabia, che poi ben si distingueranno come vedremo dalle immagini. Tritium che invece scende in campo con il modulo 3-5-2, Miori, Perico, Gritti, Bertaglio, Caferri, Lacchini, Marinoni, Forlani, Aldè, Personè e Marzegna. Parte forte la Tritium all'ottavo, Marzegna su cross alla destra colpisce di testa e Lazzari si supera mettendo in angolo, occasionissima per la Tritium per passare in vantaggio. Quattordicesimo retropassaggio un po' azzardato di Crotromaz a Lazzari, che non stoppa benissimo ma in contrasto con Caferri fa sua la sfera ed evita pericoli. Quindicesimo, Juve Stabia vicino al gol, azione di rimessa di Golfo che innesca sulla destra Guaracino che mette in mezzo e per pochissimo Della Pietra non arriva alla deviazione vincente. Al 45esimo, dopo un grande pressing della Juve Stabia che spinge e chiude la Tritium nella propria metà campo, azione di Della Pietra di rimessa che trova libero Golfo sulla sinistra. L'ex Trapani entra in area e tira ma la palla viene parata dal portiere Miori, carambolato però addosso dal De e termina in rete per il vantaggio delle Vespe. Juve Stabia che ha legittimato nel finale della prima frazione di gioco una maggiore pressione nella metà campo dei Lombardi e vantaggio tutto sommato meritato. Secondo tempo, parte subito la Juve Stabia vicinissima al gol, si libera molto bene Golfo che in area di rigore tira ma c'è la bella parata di Miori. Al quinto ancora Juve Stabia vicinissima al gol, stavolta è il giovane Della Pietra ad entrare in area di rigore dalla destra e a impegnare con un bel diagonale il portiere Miori con una parata di piede. Al 16esimo del secondo tempo azione Golfo Mastalli con il capitano delle Vespe che va al tiro e impegna Miori con una parata a terra. 35esimo pareggio della Tritium, Caferri dalla destra mette una bella palla al centro approfittando di un errore difensivo e serve il Marzegna che segna a porta vuota. La Juve Stabia non ci sta e si riporta nella metà campo della Tritium. Al 38esimo il capitano Mastalli dal limite fa partire un bel sinistro che si zacca alla sinistra del portiere Mioli. Al 45esimo dopo 4 minuti di recupero finisce con la vittoria delle Vespe per 2-1 che accede al secondo turno dove mercoledì 30 settembre sfideranno il Pisa allo stadio Arena Garibaldi Romeo Ancoletani. Vittoria meritata tutto sommato per la Juve Stabia che ha fatto valere il suo maggior tasso tecnico e ha legittimato il risultato con una bella condotta di gara soprattutto nella seconda frazione di gioco in cui ha sfiorato più volte anche il terzo gol.